Pasquale De Candia è ufficialmente il nuovo tecnico del Barletta. L'allenatore molfettese è stato presentato nella conferenza stampa di martedì mattina allo stadio Puttilli alla presenza del direttore generale Daniele Devezze. Subito sguardo all'immediato futuro, a prescindere dalla categoria in cui i biancorossi giocheranno nella prossima stagione. Probabilmente Barletta è una di quelle realtà dove questa possibilità ti viene data in maniera totale, perché abbiamo strutture, abbiamo adesso un campo bellissimo che è veramente sprecato per un campionato di eccellenza, e quindi forse adesso guardiamola dalla parte positiva, forse sono arrivato nel momento giusto. Ancora nessun annuncio ufficiale, ma l'ossatura include già 10 nomi tra nuovi innesti e rinnovi. De Candia punta sulla forza dello spogliatoio per superare la cocente retrocessione di maggio. Sarà un esatto di ragazzi seri, soprattutto, e mentalizzati al lavoro. Con qualcuno c'è una conoscenza reciproca, quindi ci saranno degli step che possono essere tranquillamente saltati, quelli della conoscenza personale. Con alcuni mi auguro di avere il piacere di lavorare per il primo anno, visto che sono i giocatori che ho cercato di allenare in altre circostanze, ma non ce n'è stata la possibilità, e sicuramente sarà uno statore di ragazzi veri, e questo è fondamentale. Il ripescaggio resta ancora una battaglia aperta. La piazza barlettana osserva e attende i risultati. Il messaggio di De Candia alla tifoseria. Sono convinto che i tifosi trasformeranno questo loro distacco, perché è percepibile questo distacco da parte della tifoseria, è percepibile e anche condivisibile sotto, se adesso ci spogliamo un po' ognuno dei propri ruoli, perché vengono fuori da una retrocessione inaspettata, ed era impossibile da pronosticare all'inizio anno. E nonostante l'aria si respirava un'aria di delusione, ma anche di voglia di dare il proprio contributo. Quindi, se l'hanno dato in quel momento il loro contributo, sicuramente saranno pronti a contribuire anche a questa nuova avventura, mettiamola così.